Questa partita è l'ultima chiamata per la qualificazione, una gara cruciale per le ambizioni del club per raggiungere un nuovo livello. Un'impresa che avrebbe tanti risvolti non soltanto sportivi ma anche e soprattutto economici e d'immagine. Servirà una prestazione all'altezza e i tifosi al seguito non faranno di certo mancare il loro appoggio. E allora allacciate le cinture, ci siamo. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Il Beşiktaş al calcio di punizione. Messi sceglie di andare per vie verticali. Neymar, un possesso di palla serafico fatto, colpisce, splendida reazione del portiere Cristiano Ronaldo e ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Non ha segnato, ma bisogna prendere atto del suo opportunismo. Capire dove va a finire una palla vagante è un talento prezioso in questo sport. Viene servito bene, è solo. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. La gioca a sinistra. Messi, Neymar, anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Prova a darla profonda nello spazio. Pronto al tiro. Autogol. Davvero sfortunato. E qui anche sfortuna, può succedere, però un regalo così non andrebbe fatto. È un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol, la partita però rimane aperta e tutta da vivere. È difficile prevedere situazioni del genere a certi livelli, ma più della forma conta la sostanza, gli avversari ringraziano. Errore qui, pallone sprecato. Messi, Neymar, c'è Messi? La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Messi è libero di creare pericolo. Messi, non hanno perso tempo per recuperare palla. Scodella in avanti. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Mbappé vede lo scatto e cerca la profondità. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Mbappé. La Roma recupera la palla e si prepara a reimpostare. Palla filtrata per Neymar. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Lo sposta di peso e gliela porta via. Riceve la palla. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Baltio! Non si passa, ottima parata. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Rafael Leao può cercare il taglio in mezzo. Dembélé verso il centro. Pavard
Pogba riceve palla. Mi pare vogliono dominare il possesso di palla. Sì, Fabio, esattamente. Giocano più stretti, provano a servire sempre l'uomo libero e mantengono il possesso con una fitta rete di passaggi. E non si fanno neanche problemi a darle indietro se serve. Il punto è far muovere la difesa avversaria per poi trovare gli spazi giusti. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Errore qui, pallone sprecato. Neymar va alla ricerca di un compagno davanti. Neymar commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. Cafu. Riconquistano il pallone e il pallino del gioco. Cafu. Effettua un traversone per cambiare gioco. Il pallone per Neymar. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Messi. Ci sarà un minuto di recupero. Neymar. Palla riconquistata immediatamente. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Non sempre abbiamo la fortuna di commentare partite come questa. Per i tifosi delle due... In una gara tesa, ma comunque emozionante. Ancora tutto da decidere. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. È riuscito a passare. E a tu per tu. Holland! Il pallone è dentro. Il Beşiktaş è riuscito a trovare il gol del pari. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ben giocato. Si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Cerca aiuto nella zona laterale. Messi. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Pallone interessante, in verticale. Messi. Qui può partire il contropiede. Holland. Occasione d'oro. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. Tentativo in avanti, lungo. Intervento decisivo. Holland. Pogba. Pallone che poteva diventare pericoloso. Ci mette una pezza. Misarazu. L'affluenza di quest'oggi è di 71.898 spettatori. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Messi. Neymar. Allarga il gioco a destra. Grande movimento nello spazio. Sfugge all'avversario con un numero. Cristiano Ronaldo, crossa. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ci prova con un pallone profondo. Palla filtrante per Messi. Pallone interessante, in verticale. Pavard. Errore qui, pallone sprecato.
Pogba. Cristiano Ronaldo sceglie di andare per vie verticali. Pallone lungo in verticale. Rafael Leao. Avanzano con una intricata rete di passaggi. E passa Mbappé. Occasione da rete. E c'è il gol della Roma. Ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. Il portiere a quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. In una gara così combattuta basta poco a rompere gli equilibri, anche un cambio al momento giusto. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Vede lo scatto e cerca la profondità. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Il numero 23, Müller. Il numero 15. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Holland. Griezmann. Giocata nello spazio, in profondità. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Cerca l'uomo là davanti. Valverde. Prova a darla profonda nello spazio. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Sceglie di andare per via. Oh, la parata strepitosa di Sommer. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Griezmann prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Vince il duello e la fa sua. La Roma deve resistere ancora qualche istante. Griezmann ha la possibilità di andare verso la porta. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Ci prova con un pallone profondo. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Holland difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Guadagna metri. Ha spazio per provare il tiro. E l'arbitro dice che può bastare. Hanno disputato una gara convincente e hanno ottenuto la vittoria di cui avevano bisogno. Che partita è stata oggi secondo te, Luca? Hanno mostrato carattere, lucidità e voglia di vincere. Nei momenti decisivi di una competizione bisogna tirare fuori tutta la qualità di cui si dispone e loro ci sono riusciti. La nostra telecronaca termina qui. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Facciamo un applauso ai tifosi che oggi compiono gli anni. Recandosi al box, informazioni dello stadio, riceveranno...